Se vi ricordate, in questo periodo, all'incirca un anno fa, era nata questa nuova applicazione per fare acquisti online, dove venivano venduti un sacco di prodotti a prezzo bassissimo e sto parlando ovviamente di Temu. Come è stata lanciata l'applicazione di Temu, internet è esploso. Ovunque giravate, su Instagram, su YouTube, su TikTok, in qualsiasi social possibile, c'erano sicuramente delle pubblicità di Temu con delle offerte incredibili. C'è pubblicità del tipo che vi vendevano una casa funzionante a 2 euro, ma c'era una pubblicità in particolare che tutti noi abbiamo visto almeno una volta, e sto parlando di questa pubblicità di Temu, dove ci viene detto che noi sull'applicazione possiamo comprare una vera e propria Nintendo Switch e pagarla soli 7 euro. Un'offerta fatta per tutti i nuovi utenti dell'applicazione, che quindi, da quello che si vede da queste pubblicità, se noi scarichiamo l'app di Temu possiamo comprare una Nintendo Switch a soli 7 dollari. Cioè, se giravate su TikTok trovavate anche dei veri e propri video unboxing come questo. Cioè, raga, guardate, lui sta aprendo il pacco e all'interno c'è la scatola di una Nintendo Switch OLED. E voilà! Una volta tolta tutta la pellicola, questo qua è quello che gli è arrivato. E dalla scatola sembra una vera e propria Nintendo Switch OLED, ma che lui dice di aver comprato dall'applicazione di Temu e di averla pagata quanto una patata. Cioè, questa qua che fa vedere nel video sembra una vera e propria Switch legit, quindi vera. E la cosa veramente assurda è che questa qua è una foto della schermata dell'applicazione di Temu, dove appunto ci viene scritto Nintendo Switch, prezzo speciale 7 dollari anziché 349,99. E tutto quello che dobbiamo fare è cliccare lì su quel bel pulsante per scaricare l'applicazione e prendere la nostra Nintendo Switch con il 98% di sconto e spedizione gratuita. Un sacco di persone hanno infatti scaricato l'applicazione di Temu perché volevano comprare una Nintendo Switch a soli 7 euro. E la cosa più bella è che per sponsorizzare e fare pubblicità all'applicazione c'erano anche delle pubblicità molto particolari, tipo questa, raga, dove completamente a caso c'è una tipa che distrugge un botto di scatole e tira fuori una Nintendo Switch dicendo che costa solo 7 dollari dall'app di Temu, ma nessuno la sta comprando perché tutti pensano sia una truffa. Quindi lei fa vedere appunto che tutto quanto in realtà è vero. E di pubblicità così ce ne sono un miliardo. Cioè, guardate, questo prende la mazza da baseball e spacca le scatole della Switch e dice che ha spaccato tutto perché nessuno le sta comprando. Cioè, vedete, loro anche tutti contenti, felici, che giocano con questa bellissima Switch e dicono che si può prendere questa Switch entrando alle 10 di sera nell'applicazione di Temu, e daranno appunto 10 Switch che si possono comprare a 7 dollari. E tutti quanti ci siamo sempre chiesti: ma com'è la Nintendo Switch che viene venduta a 7 euro da Temu? È una Nintendo Switch vera oppure è una truffa per farci buttare dei soldi? Beh, signore e signori, dopo un anno cercando e cercando in ogni parte di internet un modo per riuscire a portarmi a casa questa Nintendo Switch, signore e signori, ce l'ho fatta. Dentro questo pacco c'è infatti la mitica Nintendo Switch che viene venduta a 7 euro su Temu. E se vi state chiedendo come sono riuscito a portarmi a casa questa Switch che veniva venduta su Temu a soli 7 dollari, beh, guardate il video fino alla fine, perché a fine video vi spiegherò effettivamente come potete comprarla anche voi e pagarla molto poco. Ma beh, se fossi in voi non skipperei, perché prima di vedere come si compra, forse è meglio vedere se quella che mi è arrivata è davvero una Nintendo Switch oppure è uno scam. Dovete sapere che in realtà di Nintendo Switch su Temu ne vendevano un sacco di tipi diversi, quindi potevate comprare per 7 dollari o una Nintendo Switch normale o una Nintendo Switch OLED oppure una Nintendo Switch Lite. E riuscire a trovare la OLED o la versione normale era praticamente impossibile. E infatti quella che mi è arrivata non è né la Switch OLED né la Switch normale, bensì in questo pacco c'è la terza versione di Nintendo Switch, ovvero la Switch Lite. Ok, vedo che c'è tipo una scatola gialla dentro questo pacco. 3, 2, 1. C'è la vera e propria scatola della Nintendo Switch Lite. Signore e signori, questa qua è la scatola della Switch di Temu e devo dire, questa effettivamente sembra legit, Sembra in tutto e per tutto real questa roba. Abbiamo infatti qui la Switch Lite in tutto il suo splendore, con qui anche il logo della Nintendo Switch. Come prima cosa voglio infatti analizzare bene la scatola per capire se è quella originale oppure se è una replica.
replica. Perché non è possibile che ste Nintendo Switch venivano vendute a $7. Da qualche parte ci deve essere l'inganno della Cadrega e quindi voglio un attimo capire dov'è l'inganno qua dentro, perché a vederla così la scatola sembra real. Abbiamo qui infatti le foto della Nintendo Switch Lite con tutti i vari loghi. Qui anche c'è scritto Nintendo Switch Lite. Cioè la scatola, raga, sembra in tutto e per tutto vera, con tutte le immagini, tutti i loghi. Guardate che roba. Ok, raga, forse ho trovato qualcosa. Se da sopra la scatola della Switch Lite con tutte le foto e i loghi sembrava legit, se io la vado a girare, boom! Nella parte sotto ci sono infatti tutte quante queste scritte che sono in cinese e giapponese. Sì, ok, c'è scritto qui JPN, che appunto vuol dire Japan. Però vedo comunque che anche su questa parte qua abbiamo qui scritto Nintendo Switch Lite, con anche le foto di quello che dovrebbe essere nella scatola, ovvero la console e il caricatore. Anche il sito della Switch che mettono qui è il sito giapponese. E questo mi fa pensare che questa versione qua non sia la versione di Switch italiana, europea o inglese, ma sia la versione di Nintendo Switch giapponese. Solo non capisco perché dovrebbero vendere ste versioni giapponese a così poco. Cioè la Switch che è andata in Giappone, che è andata da qualche altra parte, sempre quello costa. Aspettate che provo a capire un attimo sta roba. Ma che cazzo ne so, scusa. Attenzione ragazzi, il VAR conferma. Guardate qua raga, il sotto è uguale per entrambe le scatole. E questo significa che tra le mie mani dovrei avere la versione giapponese della Nintendo Switch Lite. Ora che abbiamo effettivamente verificato che questa non è una normale versione di Nintendo Switch, è arrivato il momento di aprire questa scatola per capire com'è la versione giapponese di Nintendo Switch e quindi com'è la versione di Switch che mandavano quelli di Temu, perché voglio vedere se davvero funziona come una Switch normale oppure se sono stato truffato. Ok, signori, si inizia a intravedere qualcosa. 3, 2, 1. Ok ragazzi, sembra essere arrivata davvero la Nintendo Switch originale. Oh wow ragazzi, eccola qua. Signore e signori, è veramente arrivata la Nintendo Switch Lite. Sembra essere arrivata una Nintendo Switch originale, ma qualcuno mi spiega perché c'è della polvere messa sopra? Cioè se la scatola è chiusa e la Switch è nuova, non ci può essere della polvere. What? Signore e signori, dentro alla scatola della Switch Lite mi hanno anche dato un adattatore. Un adattatore universale da qualsiasi attacco di presa alla presa europea. Questo sono piuttosto sicuro che di base non ci sia nella scatola della Switch originale. E quindi qualcuno ha aperto la scatola di questa Switch per mettermi l'adattatore. Se io vado a vedere il resto, allora abbiamo innanzitutto un manuale di istruzioni in lingua non molto comprensibile. E poi infine abbiamo l'alimentatore, che effettivamente, come da previsione, non è l'alimentatore con la presa europea, ma questo attacco qui. Dato che questa qua era la versione giapponese, a quanto pare l'alimentatore non è quello europeo, ma ha l'attacco ovviamente giapponese. E quindi, proprio perché alla fine questa Nintendo Switch a quanto pare l'hanno presa dal Giappone per rivenderla a prezzo bassissimo su Temu in Europa, ci hanno anche messo dentro questo adattatore per poter collegare qui l'alimentatore e boom! Signori, quindi all'interno di questa pellicola abbiamo la Nintendo Switch Lite, che veniva venduta a €7 da Temu. What the fuck? Io l'ho appena aperta, l'ho appena aperta, sto aprendo tutto quanto in live con voi, ho appena scartato tutto quanto e sulla pellicola abbiamo visto che c'era della polvere, ma sopra la Switch ci sono anche dei segni, delle ditate. E questo significa che qualcuno questa Nintendo Switch l'ha aperta prima di me, ma su Temu segnavano che le vendevano come nuove queste Switch. Diamo adesso bene un'occhiata alla console. La Switch Lite si presenta in questa maniera qua e devo dire che a livello di estetica è veramente veramente figa. Stavo dando meglio un'occhiata all'estetica, che sembra effettivamente perfetta. Cioè tutta quanta di questo colore.
Stavo dicendo che di estetica mi piace effettivamente molto tutta quanta di questa plastica gialla con anche qui dietro il logo Nintendo Switch. Ed effettivamente, raga, sembra una console real, cioè non sembra una versione tarocca. Cioè questa è la versione tarocca della Switch e questa sì che è una merda. Vedete che questa sembra molto più di qualità, perché effettivamente sembra una console originale con tutti quanti i vari tasti. Abbiamo poi messi sopra i vari pulsanti per l'accensione, il volume, qui la ventola per non farla diventare un forno. Abbiamo poi il jack per le cuffie e anche lo slot per inserire le cartucce. Quindi effettivamente sembrerebbe essere una Nintendo Switch originale, ma a quanto pare c'è qualche problemino. Abbiamo visto infatti che lo schermo era completamente impolverato e pieno di impronte, ma quello che non avevo visto è quello, raga, quello lì è un segno che non è venuto via e sembra essere un bel graffio. Se non sbaglio, sulle Switch nuove appena uscite dalla fabbrica ci dovrebbe anche essere qua sopra una pellicola protettiva per lo schermo da togliere, ma qua sopra non c'è niente e addirittura ci arriva già graffiata la console. Per il resto la console sembra essere perfettamente funzionante. Abbiamo qui tutti quanti i vari tasti, le rotelline per muoverci, le freccette, insomma tutti i vari tasti sembrano comunque funzionare. E abbiamo anche qui il pulsante home, che c'è solo sulle Nintendo Switch originali, e c'è anche il tasto per fare gli screenshot. Vi confermo che sembra essere in tutto e per tutto una Switch originale, solo che non arriva proprio nuova, eh. Ma adesso è arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando, me compreso. Perché non importa che questa roba sia arrivata sporca, non importa che abbia questo graffio gigantesco sullo schermo, l'importante è che questa qua sia una vera Nintendo Switch e che, come io vado a premere questo pulsante, si accenda e tutto quanto deve funzionare correttamente. Signore e signori, momento della verità. Pulsante di accensione. 3, 2, 1. Nintendo Switch! Là! Questa qua è la Nintendo Switch Lite di Temu una volta accesa. E signori, sono nel menu di Nintendo. Sembra effettivamente essere una Nintendo Switch originale e quindi non una replica, non è una versione tarocca. E mi sta adesso chiedendo che lingua voglio mettere. Mettiamo ovviamente italiano. Attenzione raga, sta provando a connettersi a internet, vediamo se funziona. Funziona! Io quando ho visto che questa era la versione giapponese, subito una cosa ho pensato: internet non funzionerà mai. Cioè, perché ora non sono un esperto, però in alcuni stati, tipo internet, funziona diversamente e quindi se uso le stesse impostazioni di internet in Giappone non funzioneranno qua in Italia. A quanto pare questa Switch non dovrebbe avere questo problema. Oh yes! Sono riuscito a mettere il mio account sulla Switch senza nessun tipo di problema. Configurazione completata! Questa qui è la Nintendo Switch Lite che arriva direttamente da Temu una volta accesa. Allora, questo qui è il normalissimo menu della Nintendo Switch e quindi effettivamente abbiamo la prova definitiva che questa non è una Switch tarocca, ma è una vera Switch. Funziona anche il touchscreen tranquillamente. Se io premo qua posso andare nelle impostazioni. Allora, vedo qui sotto che abbiamo tutte quante le solite icone. Se io tipo provo ad andare nel Nintendo eShop, funziona. E voilà ragazzi, si è aperto lo shop. Mi è venuto il dubbio, magari una console bannata, non lo so. Però no, se mi fa effettivamente entrare nel Nintendo eShop senza problemi e mi ha anche fatto fare l'aggiornamento, vuol dire che questa non è una console bannata, perché se no non potrei andare su internet. All'apparenza sembra infatti una normalissima Switch Lite con anche il sistema della Switch, ma la vera domanda è: funzionerà normalmente per giocare? Beh, per scoprirlo ho qui tre giochi della Nintendo Switch che adesso andrò a provare sulla Nintendo Switch Lite. E in particolare abbiamo Super Mario Wonder, Super Smash Bros e Mario Kart 8 Deluxe. E direi che come primo gioco andiamo con Mario Kart. Vado ora a inserirci dentro il mio gioco e boom raga! Ragazzi, sta aprendo il gioco? Non ci posso credere. Ragazzi, siamo ufficialmente dentro Mario Kart 8 Deluxe sulla Switch da 7€. Questa è una vera Nintendo Switch ufficiale, originale di Nintendo, solo in versione giapponese, ma sembra andare a 60 fps, lo schermo anche si vede piuttosto bene e anche se c'è quel graffio atomico che sta tipo messo qui, non si vede minimamente quando lo schermo è acceso e mentre sono in game, quindi non dà fastidio. La Switch è originale a quanto pare, è una vera e propria Switch, solo versione giapponese, e però rimane comunque una mezza truffa, dato che dicevano che queste erano Switch nuove quando invece arrivano impolverate e graffiate. Quindi primo gioco, Mario Kart 8 Deluxe, sembra andare, ma abbiamo altri due giochi da testare qua sopra e il prossimo che voglio provare è Super Mario Bros. Wonder.
E raga, l'ha preso. Sono adesso qui su Super Mario Bros. Wonder con tutti quanti i tasti che sembrano andare, il gioco che sembra funzionare alla perfezione. Sembra davvero che io abbia comprato una nuova Switch al GameStop. Cioè, sul serio, la domanda adesso è: come potevano regalare delle Nintendo Switch originali a soli 7 euro? Se qualcuno di voi ha delle idee me le dica nei commenti, però io una teoria ce l'ho. Innanzitutto questa qui non è una Nintendo Switch versione europea, né tantomeno versione inglese. Quello non sembra cambiare assolutamente niente, non dà nessun tipo di problema, anzi l'unico tipo di problema che abbiamo visto di questa Switch è quel maledetto graffio sullo schermo. E quindi, signori, secondo me questa qua è una Nintendo Switch che è stata scartata dalla fabbrica. Cioè, magari questa è stata danneggiata proprio durante la produzione e quindi non potevano venderla in negozio come nuova, proprio perché c'è un danno qui sopra. E quindi magari queste qui sono console che hanno scartato perché hanno subito dei danni, e dalla Cina, dal Giappone, non lo so, qualcuno ha recuperato queste Nintendo Switch danneggiate per rivenderle in giro per internet e in particolare su Temu a prezzi bassissimi. Quindi anche Super Mario Bros. Wonder sembra funzionare tranquillamente. Ma adesso è arrivato il momento di provare l'ultimo gioco. Ok, signori, sto adesso giocando a Super Smash Bros. Sulla mia Nintendo Switch di Temu e anche questo gioco qua sembra andare senza nessun tipo di problemi. La grafica si vede bene, lo schermo funziona da dio. Link, vaffanculo, sì! L'unica cosa che non ho ancora provato è il caricatore. A differenza del caricatore normale, qui dobbiamo usare l'adattatore. Ma vado a collegarlo e raga, è in carica. Quindi, alla domanda: le Nintendo Switch che Temu vendeva a soli 7 euro sono una truffa? Beh, la risposta a quanto pare è no. Questa che mi è arrivata è una vera Nintendo Switch originale, legit, solo con un graffio gigantesco sullo schermo, ma che per il resto sembra funzionare davvero alla perfezione. Ma adesso siamo arrivati al momento che tutti voi stavate aspettando, ovvero come ho fatto io a trovare e comprare questa Switch a soli 7 euro. Anche perché io il video lo sto facendo dopo un anno che l'offerta è finita delle Switch a 7 euro. Se io infatti vado adesso qui su Temu e cerco Nintendo Switch, non mi esce un ca... Non c'è più nessuna console Nintendo Switch in vendita su Temu. E allora voi vi chiederete: come sei riuscito a trovare la stessa e identica Switch delle pubblicità se non c'è neanche più la Switch su Temu? Beh, la risposta è che non l'ho comprata su Temu. Sono infatti riuscito a trovare questa Switch da 7 euro di Temu su AliExpress e invece che pagarla 7 euro l'ho pagata 122 euro. E adesso nei commenti arriveranno gli haters di turno che diranno: ah, sei un venduto, pezzo di merda, fai video fake. No, non avete capito, questa è la stessa identica Switch che vendevano a 7 euro su Temu. L'unica differenza è che non l'ho pagata 7 euro io. Perché infatti, a quanto pare, su AliExpress ci sono in vendita delle Nintendo Switch Lite che vengono vendute a prezzi bassissimi, tipo 120 euro. Ci viene detto che sono delle vere e proprie Switch nuove, solo che per qualche motivo le vendono a prezzo bassissimo. Sappiate che se volete comprare la Switch che vendevano a 7 euro da Temu, potete trovarla su AliExpress a circa 120-150 euro. Ho solo trovato delle Switch Lite, però non ho trovato Switch normali. E soprattutto non ve lo consiglio perché a me è andata bene e c'era solo un graffio sulla console, ma magari a voi vi arriva a casa direttamente senza schermo. Questa qua sembra non buona, sì che non è buona. Per vedere adesso come sono tutte quante le pistole d'acqua più virali che vendono su TikTok, clicca qui. Mentre invece per non perderti nessun nuovo video, iscriviti cliccando qua. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi!